11 e 15 di oggi, spiaggia della Sassonia, una colonna d'acqua di una trentina di metri e un boato sordo avvertono i pochi presenti sul litorale che sul capitolo bomba a Fano è stata scritta la parola fine. 3, 2, 1, via! Il team di incursori palombari della Marina Militare, guidato dal capitano di corvetta Terry Trevisan, hanno portato a termine con successo la loro missione. Io sono contentissimo perché è andata bene, cioè l'attività è stata fatta come pianificato. E è stata una prova perché, come già detto, le condizioni erano proibitive, noi l'abbiamo voluta fare. E sia per un discorso di orgoglio che per un discorso comunque di, come avevamo detto, che andava assolutamente chiuso il prima possibile questo intervento, quindi ci abbiamo messa tutta, è andato tutto bene, non con nessun aspetto negativo. Io posso dire che in questa attività sicuramente mi ha lasciato qualcosa a livello di esperienza professionale a me e ai miei uomini, sicuramente. Alle 8.45 a bordo di due gommoni, scortati da un'unità della Guardia Costiera di Fano, gli 11 uomini del Consubim sono usciti dal porto, diretti verso il luogo dove si trovava la bomba d'aereo da 500 libre. Obiettivo: arrivare sul sito allo scadere delle 144 ore per iniziare subito le operazioni per far brillare in mare l'ordigno che in un'operazione congiunta con gli artificieri del genio dell'esercito avevano nella notte di mercoledì portato in una zona di sicurezza a 2 miglia dalla costa. Nella sala operativa della Capitaneria di Porto di Fano a coordinare le unità sul posto, il comandante Silvestro Girgenti. Abbiamo già una motovedetta, la CP842 della Capitaneria di Porto di Pesaro, che è in fase di pattugliamento per fare attività di interdizione dello specchio acqueo circostante 2 miglia il punto di collocamento dell'ordigno. Successivamente usciranno ulteriori due motovedette, la CP535 dell'Ufficio Marittimo di Fano e la CP2098 della Capitaneria di Porto di Ancona. Gli ci sono volute 6 immersioni prima di riuscire ad effettuare le procedure necessarie. A 13 metri con il mare che stava montando oggi la visibilità era pari a 0, ovvero imbragare la bomba con un pallone, portarla in sospensione a 6 metri dalla superficie e piazzare le cariche per farla esplodere. 3, 2, 1... Alle 11.15, dopo 2 ore di estenuante lavoro in condizioni meteomarine al limite, gli incursori della Marina hanno avuto ragione del mostro. Fatta esplodere prima una mini carica di rispetto per allontanare il più possibile i pesci in zona, dopo 5 minuti, una volta che i mezzi sul posto si sono apportati a distanza di sicurezza, la carica di esplosivo ha distrutto definitivamente la bomba d'aereo inglese, chiudendo positivamente una pagina importante della storia di Fano. È stata un'avventura che poi appunto è capitata inaspettata. Do assolutamente ragione al sindaco Seri, effettivamente se tu hai una pianificazione così che funziona e la utilizzi sul momento, tu riesci ad assumere e prendere determinate decisioni, ti parte una macchina. È stata, da questo punto di vista, abbiamo verificato che la pianificazione c'era e può funzionare. Sicuramente l'elemento, diciamo, concitato, il gran numero di persone coinvolte, potevano creare dei problemi, però non si sono verificati, per cui non posso che essere felice che la pianificazione e tutto insieme ha funzionato. Rinnovo e ringrazio pure a voi, giornali e televisioni, perché avete avuto un ruolo fondamentale. 3,